stufa di svegliarmi la mattina pentendomi di ogni singola cosa che ho mangiato il giorno prima, contando le calorie che ho consumato per sapere esattamente quanto disgusto proverò sotto la doccia. E allora mangio. Non ho intenzione di diventare obesa, ma basta sensi di colpa. Siamo sicuri che 3 pasti al giorno siano naturali? Certo, noi siamo abituati a mangiare 3 volte al giorno e consideriamo naturale questa abitudine, ma la natura ci ha programmato così? Abbiamo tanto bisogno di respirare, effettuiamo mediamente 9 respiri al minuto e se veniamo privati del respiro per 10-15 minuti, moriamo. Abbiamo bisogno di bere e se non lo facciamo rischiamo di morire già solo dopo 3-4 giorni. Certamente abbiamo bisogno anche di mangiare, ma è dimostrato che possiamo resistere anche oltre 40 giorni senza farlo, il che sta a significare che l'organismo umano è programmato a mangiare raramente, certamente non tutti i giorni, mentre lo è per il bere. L'essere umano mangia per vivere o vive per mangiare? E allora quando dovresti mangiare? Se potessi una volta al giorno, quando? La mattina. Solo la mattina, perché? E perché io poi c'ho da digerire fino a mezzogiorno nello stomaco, poi mi passa al tenue e poi dopo mi passa il grasso. Al tenue ci sta altre 4-5 ore, se ho fatte le 5 poi passa il grasso e è arrivata la sera. Ma se mangio a mezzogiorno che succede? Succede che il sangue che io devo portare al tenue, quando digerisco ce ne devo portare il 50% mio e tutti gli animali si mettono a riposo e dormono finché non hanno digerito, si deve spartire dal tenue lo stomaco, mica solo il sangue, anche l'altra energia. Immagina se devo pure lavorare quello che succede. Allora, spartendosi tra questi due, funzionano di meno. Perché la natura l'ha fatto che finché non hai finito di digerire, non dovresti rimangiare. E in natura te lo devi andare a cercare, quindi tu ti riposavi finché facevi quello. Se addirittura ceni la sera, mentre sta elaborando il grasso, quindi quello che va, l'energia che deve andare nel grasso si deve dividere con quella che deve andare nel tenue del pranzo, con quella dello stomaco che fai la sera e poi che succede? Vai a dormire e tutto si ferma. Tutto si ferma perché quando dormi si ferma, se no sei pure sonnambulo, anche lì si ferma, incomincia a fermentare. La mattina ti svegli e non c'è fame. È indizio che ancora stai digerendo, c'è la bocca impastata e perché ti riviene su questa cosa che sta andando a male. E allora a questo punto devi mangiare perché prendi energia. In realtà, invece di prendere energia, tu stai facendo una faticaccia boia per digerire, per cercare di digerire l'indigesto, cioè invece di darti energia te la toglie. E porca miseria, ma allora solo la mattina devo mangiare? Vabbè, prendiamo delle considerazioni molto più semplici. Stabilito che sarebbe opportuno solo la mattina, stabilito che quando faccio il secondo pasto ho meno sangue e meno forza vitale a disposizione perché ancora il primo si sta elaborando da un'altra parte, quindi stomaco 4 ore, tenue 4 ore, grasso 4 ore, è evidente che quando metto il secondo ho metà forza, quindi devo mangiare più leggero. Allora, e quando metto il terzo ancora più leggero. Allora, che si sono inventati gli antichi senza sapere tutto questo, ma con l'evidenza? Colazione da principe. Pranzo, colazione da re, pranzo da principe e cena da povero. E tra l'altro la cena, come fanno a nord Europa, si fa con il sole e lì tramonta pure prima, cioè alle 5 della sera, insieme a Garcia Lorca che si fa le sue poesie, lì si cena e poi si esce. Uscendo tra l'altro si aiuta a digerire e se uno ha cenato alle 5 come fanno in tutto il nord Europa, Germania, ma già in Svizzera, sempre di meno peraltro, quando arrivi a dormire alle 11 dopo 6 ore hai digerito tutto, non c'hai più problemi. Allora quante volte bisogna mangiare al giorno? Se voi saltate la cena è meglio. Ma io come faccio? Lavoro, l'unico posto per mangiare è la cena. Vabbè, però sarebbe meglio la cena perché si interrompe. Allora cercate di cenare il prima possibile e saltate la colazione. Se saltate un pasto è meglio. O saltate il pranzo. Ma di solito se fate un pasto grosso poi dategli un bel tempo di digestione. Quindi se avete fatto una cena che è la cosa meno adatta, saltate il pasto.
A meno che non avete una grossa tendenza a ingrassare e avete un metabolismo basale, metabolismo medio-basso, non metabolismo basale, quello che ti fa ingrassare con niente, allora la cena è consigliabile farla più importante, però se dovete saltare la colazione. Cioè la storia è che fare tre pasti va bene, no, la storia ideale sarebbe fare un pasto. Non ce la fate, cercate di farne due. Se sono tre, fateli in progressione sempre più piccoli e gli spuntini ve li scordate. Non c'è niente di peggio di fare uno spuntino, perché se il cibo sta nello stomaco per 4 ore medie e voi ci mettete dopo 2 ore qualche cosa, quello allunga la digestione e se io lo allungo succede qualcosa che non va. E quello che ci ho messo non c'è il tempo sufficiente per essere digerito e faccio un pastrocchio. L'effetto di una buona digestione non è solo su quello che io riesco a produrre quando vado al bagno andandoci con facilità, ma svegliarmi la mattina pieno di forza, con una fame da lupo e con un alito accettabile. Perché quello mi dice che se ce l'ho tutto sta funzionando abbastanza bene. Magari si può far meglio, magari contraddice quello che ho detto, ma questo è la prova del 9 di quello che sto facendo. Per la maggior parte di noi, niente spuntini, due pasti e al limite possiamo bere tisane o acqua. Cosa è meglio? L'acqua leggera, perché l'acqua ti va a togliere i residui che ci stanno. Se già c'è la tisana, ne toglie di meno. Quindi l'acqua pure è meglio, solamente che ti deve aver voglia di acqua. Se non hai voglia di acqua, c'è il corpo in qualche modo intossicato. Allora stai mangiando cose che non vanno. Allora devi cercare di basificarlo. E c'è un mezzo molto semplice: acqua e limone, senza zucchero. Acqua e aceto di mele. Questo qui, dopo un po', vedrete che a furia di prendere questi, quanto tra l'altro d'aceto di mele, un cucchiaio, due cucchiai, io li prendo anche ai pasti. Praticamente il meccanismo funziona quando vi viene voglia di bere e vi piace bere. Se avete voglia di bere e vi piace bere, state digerendo bene. Se avete troppa arsura, state digerendo male, per esempio gli zuccheri. Se non avete sete e vi forzate, vi fa malissimo. E se vi state forzando, state digerendo male. Quindi, come vado al bagno, quanta sete ho? Se mi idrato bene, ma se viene tutto spontaneamente. Penso di aver chiarito un po'. Quindi quanto bisogna mangiare, fate voi. Ma più fate colazione da re, pranzo da principe e cena da povero, o ve lo rigirate, meglio è. Ma se fate la cena da re, non fate colazione da principe, fatela da povero. E molte persone, infatti, la mattina io prendo solo un caffè. Perché? Perché non ho digerito niente e il caffè come proprietà c'ha di cercare di svuotare quello che ancora, i lavori in corso che stanno dentro. Se la mattina non ci avete fame, è un dramma che indica che tutto il sistema non sta funzionando. Certo, queste sono due parole, però vi ho dato uno stuzzicamento e poi magari in seguito andremo a approfondire meglio come funziona questo meccanismo. Ma è divertente. Questa è la pasta. Pasta bianca. Che dici, basterà per 3 giorni sta pasta qui? Dai, Sono 4 chili. Basta sì. Peppino?